Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di una rapida retrospettiva. Pascal per Commodore 64 ed Apple II. Andiamo con ordine. Prima del 1987, tutti felici possessori di un home computer ad 8 bit. Commodore 64, Sinclair, MSX, Apple II, Olivetti, PC 128 e PC 128S dal 1900, dicembre 1987, e persino dal Commodore 16 oppure VIC 20 con 5K oppure 4K di RAM. Ecco, tutti potevano sperimentare il BASIC che si imparava a scuola facendo esperimenti e programmando a casa con il proprio home computer. Le differenze di sintassi tra GW Basic e Basic Commodore, Apple Software e MSX erano marginali, non di rado, anzi, Basic Commodore ed MSX erano persino superiori a GW Basic, dato che potevano gestire gli sprite con istruzioni Basic, oltre a comporre musica, mentre GW Basic e il PC MS-DOS erano sempre stati carenti dal punto di vista multimediale a causa dell'arretrata ed obsoleta, diciamo più vecchia, piattaforma PC, che dal punto di vista multimediale aveva tantissimi problemi. Dal 1987 avvenne la turbocata del Ministero dell'Istruzione e fu abbandonato il BASIC per approdare al Pascal, un linguaggio di programmazione che fu detto che era più astratto, talmente astratto che nessuna casa software nel mondo ebbe mai a produrre un gioco, un'avventura o un programma d'ufficio in Pascal. Comunque, gli adolescenti del tempo si trovarono i propri adorati home computer spiazzati perché non potevano più sperimentare a casa, a meno che non avessero comprato un Amstrad PC 1512 che nel frattempo stava iniziando a scendere un po' di prezzo, oppure un Olivetti PC 1 dal 1988, perché Olivetti M24, M19 di BMPCXT costavano come un'automobile nuova. Che cosa offriva il mercato in termini di linguaggio Pascal? Ecco, in questa puntatona affronteremo una retrospettiva storica interamente dedicata ad Apple II e quindi Apple IIc oppure Commodore 64. Ignoreremo tutti gli altri computer che erano numericamente marginali se si andava a campionare, ad esempio, in una scuola, chi aveva cosa. Apple proponeva una costosissima scheda di espansione che costava oltre 900.000 lire più IVA. Andremo a esplorare il manuale dell'Apple Pascal Language Reference Manual. Tecnicamente c'era il Pascal per Apple II, ma era così costosa questa soluzione che era come se non ci fosse, a maggior ragione se si era appena comprato il computer e se si era rimasti senza una lira avendo bruciato tutti i propri risparmi l'anno prima nell'acquisto del computer. E già si iniziava a risparmiare operosamente per poter comprare quanto prima una stampante. Quindi, tra una stampante e una scheda Pascal, obiettivamente era molto più utile una stampante con cui si sarebbe potuto plottare funzioni, fare ricerche di scuola, stampare lettere, bilanci e quant'altro. Andiamo a vedere che cosa proponeva l'Apple Language Pascal Reference Manual. Eccoci qui, Apple Pascal Language Reference Manual. Questo era il manuale che veniva dato in relazione alla costosissima scheda di linguaggio della Apple per il Pascal. C'era solo per Apple II e per Apple II Plus, non c'era nulla per Apple IIc. Andiamo a vedere questo manuale, è 214 pagine, non lo scorreremo tutto, ma solo alcune parti per vedere la distanza che c'era tra l'Apple Pascal Language e quanto era relativa alla Borland sotto MS-DOS. Capitolo 1, introduzione. Capitolo 2, la predefinizione dei tipi, quindi abbiamo i file, poi abbiamo i pacchetti, i vettori, i record, un po' di tutto, quindi praticamente la stessa cosa. Le procedure già interne al Pascal e funzioni che potevano essere già invocate, come ad esempio quelle matematiche per quanto riguarda il logaritmo, la tangente e altre, diciamo, funzioni che potevano essere già, diciamo, già richiamate. Il compilatore dell'ambiente Pascal, che praticamente era molto simile a quello che si trovava nella Borland sotto MS-DOS,
pezzi di programmi, come andare a programmare, varie differenze, unità speciali per l'Apple II, dimostrazioni di programmi, tabelle, di, diciamo, una serie di appendici, appendici C, test e input, dettagli di, per il test entrata e uscita, il disco di avvio, come utilizzarlo in caso di disk 2, perché era tutto un ambiente, praticamente questo si sostituiva de facto alla ROM dell'Apple Soft che veniva in parte disabilitata e di conseguenza si utilizzava il Pascal come fosse stato il Basic, quindi di conseguenza con i relativi comandi del disco che erano stati introitati dentro. Allora, andiamo a fare un esempio veloce. Quello a noi ci interessa è a pagina 108 per vedere i listati come erano, la sintassi, se era differente oppure no. Allora, 101, 103, 105, 107, programmi dimostrativi. Eccoci qua, si vede è che c'era il programma, poi lo spazio, diciamo, del costanti, variabili, poi il begin, l'end, dentro c'era tutte le varie, praticamente non c'erano numeri di linea, perché ovviamente questo era un compilato, e il punto e virgola alla fine, con, diciamo, tutta la propria sintassi estremamente astratta del Pascal. Era né più né meno praticamente molto simile come sintassi a quella che poi si ritrovava di conseguenza nel mondo MS-DOS, e quindi niente da dire. Però questa soluzione obiettivamente costava un botto e c'era solo per Apple II o per Apple II Plus, e non c'era per Apple IIc, e quindi era praticamente, oltre che una soluzione di Apple che era praticamente parziale, era anche costosa, quindi era come non averla. Sempre per Apple II c'era la soluzione del Pascal UCSD, che questo praticamente, se non ricordo male, stava su 4 dischi registrato sia fronte che in retro, e ovviamente funzionava, voleva almeno 128k, funzionava, o perlomeno avrebbe dovuto funzionare, per Apple IIc e per Apple IIe. La sintassi e l'editor dell'ambiente del Pascal UCSD era essenzialmente molto simile all'ambiente MS-DOS. Il problema, ecco, il problema sorgevano quando si andava a compilare. A me sinceramente non ha mai funzionato niente, perché la macchina, quando andavo a compilare, mi costringeva di inserire vari dischi per caricare il compilatore, e poi la macchina mi si schiantava in un out of memory. Quindi andremo a visionare rapidamente il manuale veloce del Pascal UCSD per Apple II, che in teoria avrebbe dovuto funzionare per Apple IIe e per Apple IIc, mentre in realtà, ecco, faceva parecchia cilecca, perché quando si andava a compilare si andava sempre a finire in out of memory. Eccolo qui, Quick Reference Card UCSD Pascal. Come si vede, i comandi praticamente erano gli stessi: const, type, while, begin, procedure, function, page, readline, write, writeline, false, true, max, mint, quant'altro. Poi abbiamo if then, if then else, repeat until, while, got, exit. Poi cosa c'era? Concat, delete, qui c'è vari type, boolean, char, integer, cioè era la stessa. Si va a vedere poi la sintassi come veniva fatta, era né più e né meno. Quindi tecnicamente non ci sarebbero stati problemi di programmazione e di sperimentare, perché la sintassi di fatto era la stessa. C'era praticamente mettere il punto e virgola in fondo, e poi la sintassi dei comandi erano identica, con le varie parentesi, tutti i connettori erano gli stessi, quindi cambiava poco o nulla. Il problema è che quando si andava a compilare, ecco, quando si andava a compilare questo V, si andava sempre in out of memory, e quindi di conseguenza non si poteva sperimentare una mazza di nulla, perché non funzionava nulla. Andiamo oltre. Ora, se gli utenti Apple smoccolavano, gli utenti Commodore 64 non erano da meno. C'era il Pascal 64, ecco, per farla corta era una merda di Pascal, dato che aveva i numeri di linea, quindi era indistinguibile da un Basic. Andremo a visionare il manuale utente del Pascal 64 per Commodore 64.
Eccolo qui, Pascal 64 per Commodore 64. Ora, se il Pascal UCSD era una merda perché non funzionava nulla, ma la sintassi era buona, il Pascal 64 funzionava ma aveva una sintassi di merda che non aveva nulla a che vedere con quella che c'era nel Pascal per il mondo MS-DOS della Borland. Andiamo a vedere, facciamoci qualche risata, perché obiettivamente questo era un Pascal, ma era come non esserci, come non averlo, come non esserci. Quindi nel capitolo 1, operazioni con Pascal, il compilatore, le variabili, capitolo 4 il controllo, i comandi, repeat, while, for, quant'altro. Sembrerebbe che questo ci sia e sia abbastanza simile. Però, ora se si va a vedere un primo listato, ecco, si scopre. Eccoci qui, ci aveva i numeri di linea, 10 const, 20 var, 30 external draw, 40 begin, 50 st e poi 60, ma cioè voglio dire, è evidente che la sintassi che si utilizzava qui non aveva nulla a che vedere, non aveva proprio nulla a che vedere, anche se finiva con il punto e virgola, non aveva nulla a che vedere con quello che si adoperava, anche perché repeat until tutto attaccato, in repeat si metteva all'inizio, poi si dava le istruzioni e poi until si metteva la condizione, ma non è che si metteva praticamente tutto si appicciato. Ecco, e con questo ho detto tutto, vale la pena appena andare a esplorare oltre praticamente questo manuale, perché è evidente che sostanza, ecco, non ci siamo, cioè non questa come sintassi era completamente diversa da quello che si trovava nel mondo MS-DOS. Ecco, dunque, quindi a mia memoria un po' tutti gli utenti, sia Apple che Commodore, rimasero spiazzati quando avvenne la turbocata e fu difficile, anzi non si trovò soluzioni. Le riviste di settore a cui gli adolescenti si rivolgevano per trovare delle soluzioni a basso costo per avere un Pascal su Commodore 64, su Apple IIc o Apple II o MSX, ecco, le riviste specializzate non proponevano soluzioni. Quindi o si doveva buttare una macchina per comprare un Amstrad PC 1512 che a fine 1987 iniziò a scendere di prezzo, nel 1988 divenne piuttosto competitivo, molto competitivo, oppure c'era da passare su soluzioni costosissime che obiettivamente non erano praticabili. Però in internet si parla di un misteriosissimo G Pascal, ecco, io una copia del G Pascal a mia memoria, se non mi ricordo male, l'ho avuta, però anche quella non ha mai funzionato, perché quando tentavo di caricarlo e di processarlo praticamente non succedeva nulla, non funzionava nulla. Comunque, a quanto pare, sembra che in Australia gli utenti che ebbero a comprare il G Pascal furono piuttosto soddisfatti, perché il G Pascal occupava appena 16k. Andremo a esplorare adesso la web page che parla di questo fantomatico G Pascal e poi andremo a esplorare i relativi due manuali del G Pascal per Commodore 64 e per Apple II. Ora, se c'è qualcuno che conosce o ha conosciuto o ha usato con profitto il G Pascal su Commodore 64 durante l'anno della turbocata, quindi 1987, 88, 89 e via dicendo, ecco, lasciate un messaggio in descrizione di questo file, oppure se siete degli utenti Apple II che avevate diciamo il G Pascal perché l'avevate procurato, comprato, copiato o comunque ve l'avevano regalato o comunque come vi pare, ecco, e l'avete utilizzato con profitto, lasciatemi un messaggio qui in descrizione di questo file. Andiamo a vedere proprio di questo fantomatico G Pascal. Ecco il programmatore australiano che inventò il G Pascal. Lo sviluppò addirittura nel 1983. Quindi in teoria avrebbe dovuto il prodotto avrebbe dovuto raggiungere diciamo l'Europa. E il era sia per Commodore 64 che per Apple II e il software prendeva solo 16k
praticamente di RAM, quindi pochissimo, lasciando molto spazio diciamo al Pascal per poter utilizzare diciamo variabili e grafici e quant'altro. Qui c'è l'intervista al programmatore che praticamente fece questa Nick Gammon, inventò praticamente il G Pascal, che andò occupava solo 16 kb, e c'era qui per Commodore 64 quanto per Apple II. Il prodotto uscì fuori nel 1983. Io sinceramente di questo G Pascal non ne ho mai sentito dire. Quello che c'avevo io che mi regalarono, in pratica non funzionava nulla, perché quando provai a andare a caricarlo non funzionava assolutamente niente. Qui però si dice che invece il programma funzionava benissimo, tanto da funzionare anche su questi pseudo proto computer, che ancora erano grandemente molto più inferiori rispetto a Apple II e Commodore. Il link di questo fantomatico prodotto lo trovate in descrizione. Se qualcuno di voi ha utilizzato questo G Pascal su Commodore 64 in Italia, lasciatemi un messaggio. Qui vi si può trovare anche i relativi manuali, che io li ho estratti sia per Commodore 64 che per Apple II, e sono quelli che andremo a vedere. Questo fantomatico G Pascal, se fosse stato venduto o perlomeno pubblicizzato dalle riviste, indubbiamente avrebbe risolto, se avesse avuto un prezzo abbordabile, indubbiamente avrebbe risolto tanti problemi. Andiamo a vedere i relativi manuali. Ecco il manualetto per Commodore 64 del G Pascal, che con compilatore e editor occupava solo 16 kb, e il resto quindi praticamente era tutto interamente utilizzabile per relative programmi, per diciamo programmare in Pascal. Allora andiamo a vedere qui cosa si trova. Quello che a noi ci interessa, andiamo di volata a vedere. Qui c'erano i comandi, e andiamo a vedere un esempio, un listato che si trova a pagina 19, dove si parla già della ricorsività. Ecco, praticamente la sintassi è né più e né meno simile a quella che si trovava praticamente il mondo MS-DOS. Function begin, non ci sono numeri di linea, e quindi di conseguenza sembrerebbe un Pascal, come si suol dire, fatto bene, perlomeno come avrebbe dovuto normalmente essere un relativo Pascal. Quindi era sicuramente un bel programmino, peccato che questa roba non sia mai praticamente giunta, perlomeno io di questa cosa qui non ne ho mai saputa. Ecco qui un altro esempio di programma, const, qui variabili, begin, qui abbiamo tutte le varie cose con il punto e virgola, c'è l'uso utilizzo delle parentesi. La sintassi indubbiamente era molto simile a quella che si offriva sulla Borland, con la differenza che questo però occupava solo 16 kb, e era anche per Commodore e per Apple II. Andiamo a vedere quello per Apple II. Questo invece è il manualetto per Apple II, version 1.1 dell'aprile 1982, quindi praticamente era un software che non era nemmeno novissimo, anzi. Come far funzionare il G Pascal su un Apple II? Si inseriva il dischetto e si dava Bran G Pascal, praticamente era un programma binario, e poi successivamente dare praticamente il run del RAM card G Pascal, che creava diciamo una piccola RAM card, prima il binario e poi dopo si dava questo. Vediamo un po', e qui niente, poi si spiega che c'era l'ambiente dell'edit, il compilatore, il run, syntax e quant'altro, come uscire, e così. Sembrerebbe che era sicuramente un bel programmino. Ora, io di questo non ne ho mai saputo niente. Quello che mi ricordo a malapena, ce l'avevo questo disco, ma provai a lanciarle con un Bran, ma a me non mi funzionava assolutamente niente, e quindi vabbè. Se qualcuno di voi lo conosce e lo ha utilizzato su Commodore oppure su Apple II, lasciatemi un commento in descrizione di questo file. Ciao, alla prossima!